Allora, cos'è che vuole il tipo sorridente laggiù? Aspetta, non sai nulla di lui. Sei qui da più tempo di me. Il demone della radio, una delle entità più potenti mai arrivate all'inferno? No, non mi intendo di politica. Ah, decadi fa, Alastor arrivò all'inferno, dal giorno alla notte. Ha iniziato a sconfiggere demoni che erano al comando da secoli. Non si era mai visto un tale potere proveniente dall'anima di un mortale. I suoi massacri furono trasmessi per tutto l'inferno, così che tutti potessero conoscere le sue abilità. I peccatori cominciarono quindi a chiamarlo il demone della radio. Un nome banale. Molti si sono chiesti che tipo di potere potesse avere per riuscire a resuscitare tutti i demoni più potenti e pericolosi dell'inferno. Ma una cosa è certa. È una forza imprevedibile e pericolosa, un'anima intrisa di mistero e un violento mostro del caos, il tipo di dannato col quale non possiamo rischiare, a meno che non vogliamo essere cancellati! Hai finito? Sembra fatto di fragole.